nuova avventura? Una nuova avventura che è un po' nel solco di quello che vuole essere Petrolio, cioè un programma di qualità, e in questo caso siamo riusciti, grazie alle varie famiglie di questa meravigliosa azienda che è la RAI, a mettere insieme una tecnologia 4K che, pensate, 4 volte l'alta definizione, e a portarla in zona di guerra grazie all'abilità di Claudio Rubino e di Maria della redazione di Petrolio, di Maria Gianniti del giornale Radio. Quindi, insomma, un pezzo di RAI che si muove tutto insieme per produrre questa prima mondiale, che è il primo reportage, diciamo, in zona di guerra realizzato con questa tecnologia. Quindi, insomma, siamo molto fieri e molto orgogliosi di questa produzione. È stato estremamente interessante, tra l'altro, realizzare. È stato realizzato interessante, sono stato anch'io in un breve viaggio in Iraq, ci mancavo da qualche anno, e back to Iraq, torniamo in Iraq, è anche un modo per fare il punto sulla geopolitica in questo momento, il fatto che gli italiani ci sono stati per tanti anni all'epoca dell'invasione americana e adesso sono tornati in zona Erbil, Baghdad e diga di Mosul a fare un lavoro molto importante, quindi, insomma, c'è anche questo aspetto geopolitico. Quindi diamo l'appuntamento agli spettatori? L'appuntamento con Petrolio è il 20 aprile, speriamo magari di poterlo far vedere un po' prima questo reportage speciale, perché si tratta di una produzione speciale, quindi, insomma, vi terremo aggiornati, diciamo così. Grazie e all the best. Grazie a voi. L'ingegner Luigi Rocchi, una vecchia conoscenza. Grazie. Di RAI, che è il direttore della qualità e pianificazione, naturalmente dell'azienda, e Petrolio. Sì, dunque, questa bella presentazione di oggi, Back to Iraq, mette in evidenza la capacità della RAI di fare con una tecnologia HDR e 4K dei filmati, e questa è la prima volta che si applica nelle news, quindi un reportage dalla scena di guerra, dal teatro di guerra più importante, mette in evidenza come l'arte appunto che troviamo a Nimrud in questo caso, è un elemento fondamentale, potremmo dire un elemento di grande civiltà rispetto allo scempio che è stato fatto. Vedremo delle immagini veramente terribili, dove oltre alle persone la cultura è stata veramente devastata. Ecco, noi facciamo un'operazione importante di portare la RAI sul mercato davvero internazionale, con delle scene molto importanti, molto belle, e una realizzazione che è a prova di futuro, potremmo dire. Quindi, diciamo, un importante test per la tecnologia della RAI, dove la scena della tecnologia continua, l'avventura della tecnologia continua. Grazie ingegnere, tutto il meglio. Grazie. Il generale Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa, e l'impiego delle forze italiane sul teatro di guerra, facendo riferimento particolare all'Iraq. Le forze armate italiane in questo momento stanno dando un importante contributo alla sicurezza internazionale, alla stabilità, con moltissime attività per mare, per cielo e per terra. In particolare sul teatro iracheno l'impegno principale è nella formazione dell'addestramento delle forze locali per mettere in condizioni quel paese, cioè le forze interne, a risolvere i problemi con il terrorismo. Quindi il nostro impegno si svolge nell'addestramento delle forze di polizia, nell'addestramento delle forze armate, nel concorso alla ricognizione. In particolare abbiamo un'unità, un battaglione impegnato nella protezione della diga di Mosul, che è un'infrastruttura strategica per evitare disastri ecologici. Quindi per dare supporto indiretto alla stabilità dell'Iraq e nello stesso tempo contrastare il terrorismo. È un impegno coerente con quello delle altre forze armate nel contrasto all'immigrazione clandestina e nei molteplici teatri in cui sosteniamo la ricostruzione della stabilità, dai Balcani al Libano all'Afghanistan. Grazie generale e tutto il meglio. Grazie. Siamo a 150-200 metri dalle forze di Daesh, questo è un fronte aperto. C'è un grande sforzo di tutta la RAI per riuscire a fare poi il proprio mestiere. Il nostro mestiere ha tante forme, ha tante
accezioni. Molto spesso in questi giorni si parla molto di quanto possiamo contribuire nel dibattito, di riuscire a mantenere le cose all'interno di quello che è vero, no? La battaglia contro le fake news. C'è però un altro ambito che è questo, che è quello di andare a raccontare le cose più difficili, il fatto di riuscire a raccontarlo e raccontarlo anche spiegando che ruolo abbiamo quotidianamente lì. Penso che sia doppiamente importante. È importante perché riusciamo a far vedere gli accadimenti, riusciamo, spero positivamente, con le nostre cose, a capire anche che ruolo positivo possiamo avere abbiamo in queste situazioni, e anche a spiegare e rendere consapevole il pubblico di quanto, come era raccontato nell'immagine che avete visto, dietro ci sia una sfida di egemonia, ma anche una sfida fortemente culturale. La cosa che vorrei dire, e che secondo me è la più importante, è il fatto che questo racconto ci dice due cose. Ci dice che la RAI è lì, ancora una volta, è lì dove succedono le cose, è lì col suo modo di raccontare la realtà, è lì dove ci sono altri uomini e donne italiani che stanno facendo uno sforzo enorme perché non prevalga la logica di Daesh, ma prevalga la logica della costruzione di un vivere civile possibile. Per questo ringrazio il Ministro della Difesa, tutto il Ministero, e soprattutto ringrazio quelli che abbiamo visto là nelle immagini. E mi fa piacere che oggi, come dire, ci sia un ritrovarsi insieme a un racconto di Iraq, perché c'è di mezzo appunto anche un racconto tecnologico, eccetera. Non ci dimentichiamo che la tecnologia, non questa, quella piccola così, è quella che ha permesso a me, a Duilio, a Claudio, a Maria, a Lucia, a tutti gli altri, di raccontare in questi anni la guerra quando non si poteva neanche raccontare. Faccio una micro mi-story per dire che io l'ultima volta che sono entrata a Mosul era nel 2011, non ci si poteva già più entrare perché era già in mano d'Al-Qaeda, quindi nonostante noi abbiamo poi raccontato che Daesh e l'ISIS erano nati nel giugno del 2014, manco per niente, tutti noi che abbiamo coperto l'Iraq e quel pezzo di mondo sappiamo che è nata molto prima, che è nata sotto i nostri occhi, che non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare perché la storia non andasse in quella direzione lì. E quando si entravamo su nascosti, come ha capito per me, nel 2011, era un'altra tecnologia, quella esattamente opposta. Il monastero di San Giorgio era abitato da pochi monaci che stavano cercando di dire che non bisognava lasciare quella città. Oggi ci permette di vedere con una qualità di immagine strepitosa quella stessa storia. Ci sono stati dei passaggi in cui mi sembrava di vedere Ridley Scott dal punto di vista dei colori. Quel fumo iniziale, per quelli che come me sono malati di questi racconti, ricorda quasi l'inizio di Blade Runner quando c'è l'uscita da Mogadiscio. Ecco, attenzione a una cosa, quei cadaveri che c'erano là in mezzo erano persone che parlavano, si muovevano e giocavano fino a due secondi prima. Quindi fermiamoci un passo prima. La bellezza visiva che ci restituisce questa cosa deve aiutarci a ricordare ancora di più che quella roba lì è vera, che non è un esercizio retorico, un esercizio di racconto, ma che siamo lì a restituire la realtà. Vi sono grata e sono contenta di poter dire che appunto al di là di tutto quello che uno può leggere sui giornali tutti i giorni, c'è una RAI che è quella roba lì, che è quella che prende, che va, che racconta i militari, che racconta l'Iraq, che entra nelle case che erano prima nelle mani di Daesh, che racconta il difficile tentativo di ricucire degli strappi che la storia ha fatto. E se gli strappi non sono stati definitivi è anche perché c'era gente come le persone che sono andate lì adesso a raccontarlo che ha impedito che si richiudesse la palude del non racconto su quei pezzi di storia. Quindi volevo ringraziare tutti voi. Ovviamente questo qui è solo un estratto del documentario più consistente che andrà in onda, l'ha annunciato poco fa il direttore Andrea Fabiano, il 13 aprile. In cui daremo più spazio naturalmente a tutti i vari racconti, però diciamo l'abbiamo vista in questo rapido viaggio che lei ha fatto, ne fa tantissime, insomma ha seguito, l'abbiamo seguita, l'abbiamo viaggiato insieme, abbiamo visto che rapporto c'è tra lei e questi 1500 uomini circa che sono là, diciamo, il Presidente Maggioni la ricordava giustamente. Una frase che mi ha particolarmente colpito del filmato che abbiamo visto, perché è quello che
Io ho utilizzato all'inizio per chiedere al capo di Stato Maggiore, era ancora quello precedente, poi è arrivato il capo di Stato Maggiore Graziano e il grosso degli interventi li abbiamo fatti con lui, ma già all'inizio avevo chiamato il capo di Stato Maggiore e avevo detto: contro l'ISIS noi dobbiamo mettere in campo il massimo, perché quello che stanno facendo va contro l'idea stessa dell'esistenza della comunità umana, che è il termine che avete utilizzato a proposito della distruzione che è stato fatto della storia di questi tesori incredibili. Il tentativo di cancellare la storia, ma lo vediamo dalla costruzione di violenza che viene fatta nella realizzazione della violenza stessa, ma anche nella rappresentazione della violenza, fatta con il massimo di dispiegamento anche da parte loro di mezzi molto potenti. Quindi un lavoro come questo, io ringrazio davvero la RAI, ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, è per noi fondamentale, perché non è semplice poi spiegare in patria perché serve la difesa, perché i nostri militari, a volte mi scrivono le persone, ma perché i nostri militari non stanno nel nostro paese, che ci sono tante necessità. In realtà i nostri militari sono presenti in tutte le necessità del paese, sia il terremoto, la neve, sia la missione strade sicure, quando c'è un'esigenza, e noi dobbiamo coadiuvare, perché non è il nostro compito principale, però c'è bisogno dei militari, i militari ci sono. Comunque intervenire laddove il deflagrare di situazioni di violenza comporta necessariamente il fatto che queste cose arrivino fino a noi. Però non è immediato, cioè un conto è avere i nemici ai confini, un conto è dover spiegare che i nemici sono fuori dai confini, ma non esistono più i confini in questo mondo. E nonostante una vicenda come l'ISIS, dove esiste l'occupazione di un territorio, ma esiste anche il terrorismo che è arrivato nelle nostre capitali, nella vita comune delle persone non è così immediato questo passaggio. Quindi poter avere una RAI che racconta il lavoro straordinario dei nostri militari, devo dire, sono veramente ammirata delle loro capacità, non soltanto professionali ma anche umane. Io sono stata in un centro di intelligence in un paese arabo dove stavano analizzando le immagini appunto prodotte dall'ISIS e si poteva verificare che la qualità dell'immagine era un po' come questa, cioè come se fosse un set cinematografico, cioè la capacità di riprodurre una narrazione di violenza del pilota giordano messo nella gabbia e bruciato vivo e convinto prima che invece si trattava semplicemente di un filmato falso tutti gli altri orrori comunque per rappresentare il contrario di quello che noi vorremmo nel mondo. Quindi anche la qualità dell'immagine ci consente di fare questa battaglia contro questa guerra dell'odio che dobbiamo assolutamente far cessare. L'affermazione della ministra Binotti quando diceva sembra un set cinematografico, effettivamente non è una battuta, perché è una curiosità. La tecnologia che stiamo utilizzando, cioè l'HDR 4K, non solo raggiunge la stessa definizione del set cinematografico, ma addirittura, curiosità, il film che è stato premiato, adesso ha vinto l'Oscar, appunto Moonlight, quello vero, non La Land, ebbene, quello è stato sviluppato con lo stesso prodotto software e hardware che noi qui adoperiamo. Quindi noi stiamo girando delle cose che saranno belle oggi, sono belle oggi, lei ci fa onore di questo, ma è anche per il futuro, sarà anche nel futuro, sarà disponibile. Quindi le nostre idee si potranno avvalere molto fortemente di questo. Anche sul telefonino si utilizza il 4K HDR, questo che noi adoperiamo, quindi è davvero al vertice, diciamo, della qualità tecnologica. Tre brevissime battute. Primo, la tecnologia non è fine a se stessa, noi abbiamo uno stimolo molto forte, il direttore generale e la presidente continuamente ci richiamano alla qualità. Ecco, la qualità tecnologica è un pezzetto di questa qualità. La qualità tecnologica è uno stimolo all'innovazione e quindi dà autorevolezza all'azienda che si confronta a livello europeo e internazionale in modo totale. Tecnologia non è costo, è esattamente l'opposto. Qui è stato dimostrato che i due eroi, no? Cioè Maria e Claudio, in realtà due hanno fatto non solo il prodotto che serviva per loro, no? Il direttore Montanari potrà dire per il GR e per Petrolio, ma addirittura questo filmato, quindi due che moltiplicano diventano due per tre, diventano, e il nuovo modello organizzativo, il nuovo modello permesso dalla tecnologia hardware e software significa che
quasi quasi il montatore è una figura parallela, marginale, e quindi c'è il montatore online, c'è il color corrector, che abbiamo il professore Lunesu che è stato un lavoro fatto in equipe, in un gruppo, ci dà quindi la tecnologia uguale risparmio addirittura, quindi di vendere questi prodotti a livello internazionale, ma di venderli diciamo anche future proof, dicevamo, l'antidoto di Daesh, cioè noi vogliamo la memoria e siamo in grado di proporla nel futuro. Questa è una grandissima esperienza di qualità, sicuramente poi nella versione estesa Duilio ci farà vedere cose ancora più interessanti. Non è l'unico esempio di sinergia, di messa a fattore comune delle migliori risorse di questa azienda, cioè abbiamo un'iniziativa straordinariamente qualitativa, ma io voglio sottolineare, c'è qui Antonio Di Bello, direttore di Rai News, che queste forme di sinergia, queste forme di collaborazione, noi che quotidianamente cerchiamo di raccontare la realtà, i fatti che cadono di fronte alla nostra attenzione, e noi lo facciamo sempre. Questa idea di cross-medialità, questa idea che è al fondamento della Media Company, di cui ha ricordato bene Duilio, il direttore generale, in qualche modo sta cercando di creare le condizioni, e mi sembra che in molta parte della quotidianità, del lavoro quotidiano, noi ci siamo. Pensate a quanto nella diffusione dell'ISIS ha contato anche il tentativo di fare propaganda dell'odio. Una propaganda fatta anche con mezzi di comunicazione molto avanzati, con capacità di produzione di visione dell'orrore, che però dovevano incentivare questa chiamata all'odio. Allora rispondere invece con la civiltà di chi vuole combattere l'ISIS e di chi vuole ripristinare laddove è stato portato questo sconvolgimento della vita umana e della vita di interi popoli. Riportare la civiltà vuol dire certamente utilizzare i nostri militari per formare le truppe. Monica Maggioni, presidente della RAI, e la nostalgia back to Iraq. No, assolutamente, è un pezzo di lavoro, di due grandi colleghi che hanno fatto un racconto che è essenziale. RAI deve essere dove le cose stanno succedendo, e RAI è in Iraq. Grazie Presidente. Grazie.